Assolutamente sì, perché mancano 7 partite, i punti di vantaggio sono rimasti immutati, anzi sul Bologna sono aumentati, quindi siamo contenti, però non abbiamo ancora completato l'opera, ci vuole ancora del tempo. Fermo restando la soddisfazione del momento, ci prepariamo a lavorare bene per affrontare la prossima partita. Assolutamente sì, Cittadella merita gli elogi, merita tutto, ma sapevamo che oggi era difficile perché Cittadella è quarto in classifica nel girone di ritorno, come avevo già detto in serie di presentazione. Poi abbiamo fatto un ottimo primo tempo, un po' meglio nella ripresa, quando potevamo magari chiudere la partita, non ci siamo riusciti. Normale che poi alla fine soffri, nei minuti finali. Siamo stati fortunati, oltre a uno strepitoso Gabriel che ha fatto con due parate eccezionali, ha salvato il risultato perché poi alla fine è subentrata anche la sua bravura a portare in porto, ripeto, prima tutta la squadra in un contributo di tattico, di sofferenza, di tutto. Poi alla fine lui ci ha messo due pezze perché è giusto che faccia, è giusto, insomma, che anche un portiere mette il sigillo su una prestazione. Sai, nel secondo tempo loro buttavano tutti questi palloni dentro, sono sempre pericolosi. Poi loro sono abituati a fare questo tipo di arrembaggio. E è normale soffrire perché, come ho detto prima, se non la chiudi prima la partita, però non si può rimproverare, neanche ogni volta che facciamo un'azione possiamo far gol. Quindi abbiamo stretto i denti, serrato le fila, le vittorie con sofferenza ti danno ancora più temperamento, secondo me. Sono contento per lui, siamo contenti per noi. Oggi segniamo di testa, quindi ha completato il suo bagaglio di realizzatore. È un giocatore, secondo me, che quest'anno ha fatto un grande campionato, ha qualità, è sempre pericoloso, è un punto di forza della nostra squadra come tutti quanti, si fa fatica a fare un allenatore di merito. E niente, ce lo godiamo e speriamo che continui così, come tutta la squadra d'altronde. Ma allora Molina ha preso una brutta distorsione alla caviglia, non dovrebbe essere grave, però a caldo si fa fatica a stabilire l'identità, così come per Gerri che ha preso una botta al ginocchio, quello sofferente, subito ha avuto una sensazione di forte dolore, alla fine era un po' più sollevato, però sai, a caldo anche lo staff medico fa fatica a sbilanciarsi, bisogna aspettare almeno un giorno o due con i dovuti esami con gli strumenti per poter stabilire l'identità. Sì, è stata una partita di sofferenza, la stessa che ci ha contraddistinto in altre trasferte, come ad esempio Terni e Vicenza, e sono segnali importanti per riuscire a portare a casa il massimo del risultato con questa sofferenza. Sì, sta trovando la concretezza realizzativa che magari gli era mancata un po' negli altri anni, insomma, sono davvero contento per lui perché se lo merita. E abbiamo avuto 3-4 palle gol all'inizio del secondo tempo per chiudere la partita, non le abbiamo concretizzate e poi loro ci hanno chiuso un po' là dietro, insomma abbiamo sofferto 30 minuti e appunto abbiamo portato comunque a casa questi 3 punti con tantissima sofferenza e va benissimo così. Sì, ormai si finiscono gli aggettivi per lui, ma penso che dal primo attaccante sino alla linea difensiva facciamo tutti un grandissimo lavoro, lo testimonia il fatto che abbiamo la miglior difesa del campionato. Poi lui, insomma, quando supera tutta la squadra ci mette quasi sempre una pezza. Ma noi adesso stiamo pensando già alla partita di Brescia che sarà molto delicata perché loro avranno bisogno di punti salvezza. Sì, il traguardo è vicino, abbiamo il primo match point sabato prossimo, anche se dipende anche dagli altri risultati, però noi facciamo di tutto per cercare di festeggiare già sabato prossimo e aspettando anche gli altri campi. Se non è così, insomma, ci penseremo la settimana successiva. Ma noi abbiamo fatto un'ottima partita per 70 minuti, subendo zero e attaccando tanto, pressando e siamo riusciti anche a creare tante palle gol con le quali potevamo chiudere la partita. Poi abbiamo avuto il demerito di allentare la presa negli ultimi 20 minuti nel pressing, quindi abbiamo concesso a loro campo e questo ci ha messo in difficoltà, soprattutto per il fatto che avevano delle torri che insomma, comunque sono pericolose sulle palle alte, morbide che cadono in area. Questo è un limite nostro, anche se oggi rispetto alle altre volte siamo riusciti ad abbassarci insomma, soltanto gli ultimi 20 minuti, mentre altre volte ci abbassavamo già prima, quindi è un piccolo passo avanti, però dobbiamo migliorare questa cosa. Sì, Gabriel è una sicurezza perché ha raggiunto insomma, un livello mentale, vabbè, le qualità le ha sempre avute, però anche di sicurezza che è incredibile, quindi questo sicuramente ci dà sicurezza e vabbè,
insomma c'è poco da dire, fa delle parate che sono incredibili.